Mosul Family e benvenuti in questa nuovissima rubrica. Ebbene sì, da questa settimana, almeno una volta alla settimana, vi pubblicherò un gay vlog. Perché gay vlog? Perché così ho deciso, e sono un paio di settimane che ci pensavo su, e ho deciso di portarvi almeno una volta alla settimana, con un video, di portarvi nel mio mondo, farvi conoscere, approfondire il mio mondo, il mondo gay. Quindi dei video chiacchiericci faremo, corti, brevi, giusto per non annoiare, però anche dei video vlog, andiamo ai Pride, siccome a giugno inizia tutta la sfilza di Pride, vi porterò ai Pride di Brescia, a quello di Milano, insomma, poi magari vi porterò nei locali, vi farò conoscere dei locali a tematica gay, vi farò conoscere delle realtà, ovviamente tutto con i miei occhi, e chi meglio di un ragazzo gay non può raccontarvi questo mondo. Ovviamente tutto visto con i miei occhi, vi parlerò delle mie esperienze, vi parlerò di un sacco di cose che vi permetteranno di conoscere questo mondo, e magari, ne? Di illuminare qualche bigotto, di farle capire che questo mondo non c'è nulla di diverso ad amare la stessa, una persona dello stesso sesso. E quindi, niente, partiamo con la sigla. Io e la mia banana vi aspettiamo dopo con il primo argomento. Ciao! Sigla! Il primo argomento di questa settimana è: come faccio capire se amo la banana? No, scusate, vabbè. Ovviamente ci metterò anche dentro un po' di ironia in questi video, perché non faccio video serio, lo sapete, io che sono un po' così, un po'... Vabbè. Comunque, primo argomento di questa settimana è: come faccio a capire se sono gay? Ovviamente vi parlerò della mia, non vi parlerò della mia esperienza proprio in prima persona, ma vi parlerò della mia esperienza vista con occhi generali della cosa. Sempre io la mia banana, vabbè. E niente, comunque partiamo adesso con questa rubrica. Sono un attimo agitato perché, vabbè, sono argomenti che io vivo in prima persona e non mi è mai stato dato modo di parlarne. Adesso sono qua davanti a voi a parlarne e vabbè, cioè... Allora, come faccio a capire se sono gay? Ok. Innanzitutto non c'è una risposta a questa domanda sui motori di ricerca, insomma non è che andate su Google, cliccate come faccio a capire se sono gay e su Google vi viene fuori devi guardare qua, no, non esistono libretti di istruzioni, non esistono regole per sapere questa cosa. Va tutto di testa, va tutto quello che pensate, i vostri pensieri, i vostri sentimenti, i vostri desideri. Meno essere più o meno maschile o più o meno femminile che caratterizza il vostro orientamento sessuale. Perché io ho amici che sembrano praticamente delle donne, ma poi, adesso a parlare volgarmente, le piace quella cosa, le piacciono le donne, anche se loro sono delle donne, dei pettegoli, cioè proprio li vedete, hanno atteggiamenti femminili. Eppure sono persone sposate, con figli, donna al loro seguito, insomma, non dipende proprio dal carattere, da proprio se io sembro più femminile, non vuol dire che io sia gay. Ok, ma a questa risposta bisogna solo farsi due domande. Io quando ho iniziato a scoprire questa cosa, a capirla, ovviamente ero molto ma molto confuso, mi sono fatto solo due domande, proprio ero piccolissimo, oltretutto avrò avuto 10-11 anni, mi sono fatto queste domande: chi mi piace o chi mi attrae? Veramente proprio sono due domande che ti vengono spontanee, perché la confusione è tantissima, però inizi a capirlo, inizi a capire chi ti piace o chi non ti piace, se hai più attrazione è una cosa molto che capisci all'istante. Ovviamente è tutto molto confuso, ci sono un sacco di cose che si devono andare a incasinare. Si fa queste due domande, queste due semplicissime domande, perché alla fine sono due semplicissime domande, e non bisogna avere paura, perché ovviamente la confusione è tantissima, ma non bisogna farsi prendere dal panico né cadere in depressione, non bisogna avere paura di questa cosa. Intanto io sono sempre con la mia banana, tipo sembro la dottoressa, la sessuologa di turno. Bisogna andare incontro a ciò che si prova, cioè proprio non bisogna privarsi di questa cosa, bisogna andarsi incontro, iniziare a darsi delle idee, immaginarsi con una persona dello stesso sesso, iniziate a immaginarvi con una persona dello stesso sesso, vedere le emozioni che potrebbe darvi, il desiderio, i pensieri, c'è proprio parte un cocktail di cose
che voi non immaginate nemmeno, perché proprio si è oltre che confusi, poi parte questa cosa, mille idee, mille pensieri, perché proprio i pensieri sono tanti, è vero. Bisogna vedere, nel senso, anche perché una sola esperienza, solo, insomma, anche solo un'attrazione, non è detto che possa caratterizzare il vostro orientamento sessuale, ma bisogna averne di più di una. Io per esempio l'ho capito, perché ovviamente avevo anche attrazione per i ragazzi eterosessuali, ma ovviamente non ci uscivo nemmeno, ma nemmeno ci parlavo, cioè per esempio per gli attori io avevo un'attrazione, ma non come fan, ma proprio un'attrazione fisica a quell'attore, a quell'altro, insomma non è che avevo visto quel bel ragazzo e poi basta, poi il genere uomo non mi interessava, perché lì non è essere, però proprio lo vedevi, i miei occhi vedevano gli uomini come un'attrazione, ma non un'attrazione proprio, nel senso desiderio, un sentimento ti parte nella testa o come starei bene con quella persona, insomma tante piccole cose che non sembra ma sono veramente importanti per caratterizzare questa cosa. Ovviamente non è semplice, non è semplice perché uno la confusione è tanta, ma due perché viviamo anche in una società piuttosto chiusa, siamo nel 2017 ma la chiusura mentale è tanta ancora. Questa chiusura mentale praticamente ci mette in quella categoria di persone negative, non parlo di tutti ovviamente, perché non parlo di tutti, parlo di alcune persone. Anche noi all'inizio la si pensa come cosa negativa, perché la maggior parte delle persone sul mondo sono eterosessuali e quindi la vediamo anche noi come per noi una cosa negativa. Poi ci si mette il deficiente a dire tu sei malato, insomma sono tante cose che ulteriore a questa cosa ci mandano in confusione. E quindi non è veramente semplice. Questo tutto incatenarsi di cose, di confusioni, di sentimenti, di desideri che si vanno a incatenare tutti e creano una grandissima confusione, perché veramente chi ci passa è una cosa veramente molto 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 pesante all'inizio. Ovviamente va da elemento a elemento, quindi che ci passa tutto questo incatenare di cose che ci fanno capire se siamo o non siamo gay, e poi le confusioni, insomma tante cose. Scusate se sono un attimo confuso, però veramente è molto difficile parlare di queste cose. E poi io in prima persona che le ho vissute, anche se le ho vissute in prima persona, è molto difficile. Quindi, alla fine di tutto ciò, la risposta che ci possiamo dare a questa domanda, come si fa a sapere se siamo gay, l'unica ricetta valida per questa cosa è sapere che va bene comunque, cioè che anche se siamo gay va bene così, non c'è nulla di strano. L'unica ricetta per accettarsi veramente, per accettare questo nostro orientamento, per accettarci più che altro, proprio l'ultima fase, l'ultimo stadio di questa cosa di sapere che siamo gay è vivere quello che sentiamo nella maniera più senza paura, senza timori, nella maniera più naturale possibile. Solo qui, dopo, una volta che si è superato questa cosa del sapere se sono gay, che praticamente parte c'è il nuovo mondo, nel senso è come rinascere, veramente è come rinascere, perché io quando alla fine mi sono risposto a quelle domande, quando ho detto basta, io sono così, mi metto il cuore in pace, non è mettersi il cuore in pace, perché non è vero, perché tu vai in controllo, cioè tu vai, è proprio la tua volontà questa, quando senza paura e senza timori accetti questa cosa, capisci questa cosa, è lì che parte il tuo mondo, rinasci. E da qui parte il discorso del coming out e di tante altre cose. La banana è caduta. Ecco, la banana è caduta. E qui quindi parte il discorso del coming out, quindi dichiararsi alle persone che ti sono vicine, alla famiglia, agli amici, ma al mondo intero, anche pubblicare la solo semplice foto su Facebook col tuo ragazzo, è lì che parte proprio il discorso di questa banana non vuole stare qua da me, chissà, non sarà attratta.
E niente, però il discorso di coming out ne parleremo nel prossimo video. Per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia che vi sia interessato, insomma, che vi abbia un attimo illuminato, che vi abbia fatto capire tutto quello che volete. Niente, per questo video è tutto. Io spero. Bah, no, io sono. No, mamma, sono deficiente oggi. Per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Mi trovate pure sui miei social, Facebook, Instagram e pure sul mio blog. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Gay vlog. Ciao, mi piace la zucchina. Zucchina, ah, ah, mi sento birichina. Ciao, vado, basta. No comment.